Con Olmi tutto il lavoro, sin dall'inizio, è una scommessa, tant'è vero che noi, non avendo fatto prove, si arrivava lì sul set e affrontavi il lavoro con estrema naturalezza, nonostante le tremende difficoltà, situazioni scomode, il freddo. I personaggi e poi quando abbiamo rivisto il tutto, è chiaro che ti spiazza, siamo scoppiati a piangere, cioè, perché comunque è stato un lavoro veramente intimo, abbiamo dato tutti noi stessi, quindi è una cosa che non ti aspetti. Anche la fase di montaggio in sé è un mondo a parte, quindi non sai mai Olmi che cosa inserisce, cosa toglie. È stato bello perché ci ha sorpreso, è un quadro che te lo possono descrivere, te lo puoi immaginare, ma finché non lo vedi non lo apprezzi. Per rispondere alla tua domanda, era un'incognita totale. Durante le riprese noi non avevamo, io parlo per me almeno, io non avevo idea di quello che sarebbe successo, le nostre scene non c'erano state praticamente dette, avevamo una bozza di sceneggiatura molto vaga e anche quando giravamo non sapevamo quando sarebbe stata montata all'interno del film, e anche mentre vedevamo il film questa, ma non era prima di quell'altra, quindi è stata una appunto un'incognita fissa. Molto destabilizzante ma anche molto stimolante, e quindi era divertente per una volta affidarsi totalmente alle mani di qualcun altro e insomma navigare in questa incognita. Per me è stato molto piacevole. Io ho avuto la fortuna di avevo già lavorato con Olmi, avevo fatto Cantando dietro i paraventi, per cui un po' il modo di lavorare di Ermanno lo conoscevo, e infatti con loro se ne parlava i primi giorni. Io dicevo: state tranquilli, non vi fasciate, fregatevi, perché tanto quello che noi pensiamo non vedremo niente di quello che noi ci disegniamo nella nostra testa. E così è stato. Io il film, nonostante fossi già un po' preparato, lo abbiamo visto 10 giorni prima dell'uscita e devo dire che anche a livello fotografico ci ha colpito tantissimo, non ce lo si aspettava, perché poi quando giri ovviamente quella sensazione che poi è stata data nel film non ce l'aspettavamo, per cui sì, è un'incognita totale, che però è quel vuoto che però Olmi riesce a riempire, cioè l'attore deve essere vuoto, deve andare lì nel senso buono del termine, vuoto proprio ma disponibilissimo, e poi ci pensa lui a fare tutto quello che serve, insomma. Questo è vero che cioè, bisogna anche avere una produzione che ti permette di lavorare in questa maniera, perché noi eravamo a disposizione fissi ad Asiago e venivamo chiamati la mattina per girare la sera e quindi, però era fantastica questa cosa. Cioè il fatto di avere questo equilibrio che si può sempre rompere, stai sempre in tensione, poi dura 80 minuti e quindi anche questo è una durata insomma da regista giovane, non è da... No, esatto, quei filmoni lunghi, sì. Era bellissimo. È tutto incredibile con lui, si rinnova sempre, tira fuori queste idee che non ti aspetti, è giovane ma allo stesso tempo è anche proprio il classico maestro, anche quando parlava con noi, secondo me è proprio unico il suo modo di lavorare, tanti dovrebbero appunto apprendere da lui. Sì, infatti anche proprio come riesce a tenere unita la troupe, cioè la troupe, anche per esempio il settore della fotografia, siccome lui è anche molto veloce nel cercare di fare i campi contro campi, non vuole perdere tanto tempo, per cui la fotografia ormai è abituata che sposta, gira tutto in pochissimo tempo, prepara già le cose, e soprattutto per esempio lui ha almeno per quel che mi riguarda una modernità enorme nel rapporto con gli attori, cioè lui riesce adesso, ecco questo i giovani registi secondo me dovrebbero imparare ad approcciarsi come si approccia lui con gli attori, cioè nel senso che viene da te, lui viene molto da te dentro, non è che non ti tira. Lui non si accontenta, quindi non sai, vai tranquillo che il lavoro, lui finché non trova quella cosa, quell'emozione vera, lui rimane lì sulla scena, fa ciak su ciak, però è in modo anche molto, vabbè, ma è giusto così, e quindi è bellissimo perché sai che durante e soprattutto dopo il lavoro che hai fatto una cosa magica.